Per esempio, io ho fatto liceo scientifico perché ho finito le medie, ci siamo ritrovati e anche io stesso, però a 12-13 anni non sapevo bene che cosa fare, no? Perché comunque non è semplice, soprattutto a quell'età. Forse... Ma non è semplice neanche dopo, a 18 esatto. anni. Infatti... infatti, questa notizia, tra l'altro, aggiunge anche dicendo sì. che il corso universitario, anche quindi dopo il liceo, spesso viene scelto fortemente consigliato dai genitori stessi. Quindi è una problematica che abbiamo anche intorno poi ai 18-19 anni, professore. E poi anche vi do una bella notizia anche dopo. Benissimo. Che lavoro. Sì, perché poi no, cosa fa l'italico medio? Fa alla fine il mestiere di papà. Esatto. Perché se c'hai papà avvocato, certo. gira, rigira, avvocato devi fare. Che magari volevi fare l'attore, il ballerino, il ceramista. Cioè, ma il bello di questo mondo sarebbe con molte B, il fatto che tu ti informi. Ma io dico anche a sti ragazzi, ma che fate? Informati, no? C'hai sto cavoletto di roba in mano tutto il giorno solo per farti un selfie. Ma vai a vedere se c'è una scuola pazzesca in Francia dove puoi fare delle cose, domando, realizzare un sogno. Spesso niente. I ragazzi a quell'età forse non sanno neanche effettivamente quali potrebbero essere le loro passioni, cioè non lo sanno ancora, non si conoscono. Ma non sanno cosa sono le passioni perché nessuno gli ha detto di avere una passione, anzi tutti in coro hanno detto per l'amor di Dio che non ti venga in mente di fare una cosa sulla base delle tue passioni, stai calmo, non decidere niente, perché queste amebe evidentemente sono amate in questo paese, perché è chiaro che poi uno campa per altri decenni con sempre questo problema dietro, quella volta maledetta che ho scelto di fare questa cosa tutti i giorni. Pensate che Golgota, tutte le mattine ti alzi, bestemmi, devi andare in ufficio, no? Cioè, vorresti ammazzare il mondo, no? E poi non lo so, poi per fortuna c'è qualcuno, l'altro giorno ho visto, però non giovanissimi, però molto giovani, che hanno preso, sono andati a fare non lo so che cosa a mezza altezza, credo con le capre. Ah, ecco. Va bene, allora ne parliamo con voi allo 02 25 15 15, tra poco le vostre chiamate su RTL 102.5 in Prendetevi la Luna con il professor Paolo Crepè. Prima anche Emma con Apnea. Epna. Sì. Vuoi la mamma che dice che ha tre figli? Ah Paolo, ci puoi fare la storia? Sì. Terzo non sa cosa fare. Dovremmo fare come al solito video per i social anche oggi. La prima. La mamma? Sì. Collega Maddalena da Paolo. Ma dai. No, stasera no. Allora. Ok, sì, hai ragione, scusami. Sì, dimmi. Come si pulisce la videocamera? Ma io faccio così, pulisco dove capita. Perché non ci vuole la cosa. Cosa? L'alcol. Ah, fratella. Questi mezzi casalinghi. Vabbè, vai. Ok. Mi dici quando ci sei? Ma sono in luce? Tu dici i primi due. Sì. Italiano, per la sola, perché i primi ciao.
Ma tu dici i primi due anni di liceo. Allora, terzo appuntamento con il professor Paolo Crepè, che è tornato anche questa sera, quindi insomma deduciamo che il Telecentro del 5 si sta trovando bene. Sì, ho trovato la strada giusta. La strada giusta. Quindi collegatevi con noi e chiamateci anche allo 02 25 15 15. Grazie. Ciao. Fantastico. Questo... Siamo a posto. Chi è che abbiamo? Questi mi hanno... Maddalena dove? Assunto. Maddalena da Padova. Video. Sì, eh. Sì. Questa era una di Amici? Sì. Sì. Da Sanremo 2024, Emma con Apnea alle 21.13 su RTL 102.5. È martedì 5 marzo, terzo appuntamento di Prendetevi la Luna, allo 02 25 15 15 potete parlare con il professor Paolo Crepè. E allora lo facciamo subito attraverso Maddalena da Padova. Buonasera Maddalena, benvenuta su RTL. Buonasera a tutti, buonasera professor Crepè. Buonasera. Buonasera. Salve. Allora, io come madre di tre figli, il più grande è adesso è alla secondaria di secondo grado in terza superiore, mi trovo a chiedermi se effettivamente, avendo assecondato la scelta di mio figlio, che ha scelto appunto e ha voluto fortemente frequentare il liceo scientifico e si è trovato di fronte ad un insuccesso, e, se sia giusto assecondare i figli, adesso è in terza e sta facendo fatica ancora, fatica a scontrarsi con questo tipo di scuola. Quindi è giusto veramente assecondare la scelta dei figli, anche vedendo che forse effettivamente la scelta era sbagliata, oppure magari cercare di cambiare la rotta della loro scelta? Allora, intanto buonasera. Io ho fatto il liceo scientifico nella città dove, da dove lei mi sta chiamando. Lo so. Ah, lo sa. Sì, sì, la conosco. Sa anche che dopo domani sono al suo teatro, nella sua città. Avevo provato ad acquistare i biglietti, ma ormai era tutto esaurito. Allora, so tutto. Bisogna svegliarsi presto. Allora, veniamo alla sua domanda. La sua domanda, allora, perché lì è successo? Perché non ha studiato? Perché no. Non so. Vabbè, comunque, no, qualsiasi sia, adesso non possiamo entrare dentro i meriti di tutte le cose. Però gli ostacoli si trovano. Certo. No? Uno gioca a calcio, ci sta che perde, ci sta anche che pareggia. Ho collegato subito. Giusto? Quindi il problema è, vuoi giocare a calcio? Se vuoi giocare a calcio, perdi. Mettiamone uno. Sicuro? Prima o poi perdi. Poi si vince. Allora, se questo ragazzo ha capito che è troppo difficile, troppo impegnativo, e devo trovare la scoletta dove basta respirare e lei glielo propone, è lei che ha sbagliato, non certo suo figlio. Suo figlio ci prova a trovare una strada più semplice. Lui deve capire, non va bene lo scientifico, ne trovi un'altra che è peggio. Senza fare niente non si va da nessuna parte. È molto semplice, bisogna fare le cose banali prima di fare quelle intelligenti. Allora, poi non so che cosa ci sia in questo liceo scientifico di Padova, non saranno tutti no, a fare chissà quale torture ai ragazzi e alle ragazze. Quindi a suo figlio, forza, domani mattina ti svegli, fatti sto zainetto e non rompere scatole. Ecco. Ciao. Bene. No, mio figlio è molto caparbio. Allora lo farà. E allora, suo figlio ha scelto lui sta roba qua. Certo. È andata male con un professore, con un mezzo professore, con non so con chi. Possono succedere tante cose. Possono succedere delle cose che ti rendono più fragile, che non hanno niente a che fare con la scuola. Niente. Tipo ragazza con cui non è andata bene. E magari riversi sulla scuola una frustrazione che è venuta da ben altra parte. Allora si scuota un po' le penne da cose e ricomincia il volo. Bene. Grazie. La ringrazio. Buona serata. Grazie. Buona serata a voi.
Io, professore, mi accodo anche alla nostra ascoltatrice, no? Perché mi è venuto in mente, visto che voglio difendere un po' anche i genitori. Allora, io no, magari... Questo l'ho già capito. No, però... Perché ti stai preparando. No, io, ma non diciamo cose, assolutamente no. Comunque, fake news. Comunque, no, stavo dicendo, ma magari io figlio decido di fare un liceo, no? E poi non riesco per qualche motivo e vado da mia madre e dico no, in realtà ho capito che voglio fare il liceo artistico perché mi sento un artista. Allora come fa un genitore a capire se in quel caso il figlio sta bluffando perché vuole magari andare in una scuola un po' più semplice o se effettivamente è portato per, non so, la pittura e che quindi quello sia il percorso più adatto per lui? Un genitore non fa il vigile, cioè non è che bisogna chiedere alla mamma, al papà, posso andare il lungo viale non so cosa o prendo la via? No, uno si assume la responsabilità di quello che fa per l'età che ha. Però 14 anni. E 14 anni sono 14 anni, infatti non succede niente. Se sbagli il liceo non succede niente. Non è che a parte che una volta si lavorava anche a 14 anni, quindi non è che il cervello adesso è tarato sul nulla. Allora, 14 anni mi piace, non so, studiare l'inglese, per esempio, no? E uno va magari in un liceo linguistico. Poi magari si trova a scoprire che forse ti sarebbe piaciuto passi in un'altra scuola, alla peggio, per un anno. Madonna mia. Allora, allo 02 25 15 15 abbiamo Barbara da Foggia. Ciao, ben trovata Barbara. Ciao, buonasera. Buonasera professore. Buonasera a lei, cara signora. Allora, professore, io ho due figli, due maschi. Il primo è stato un fiasco e ha scelto lui la scuola, il secondo sono stata io a spingerlo verso un'altra scuola ed è stato un successo, quest'anno si diploma ed è contentissimo della scelta fatta. Il primo ha fatto un liceo socio-economico ed è un titolo che non sta sfruttando in nessuna maniera. Io sono molto pragmatica. Il secondo l'ho mandato fuori a studiare all'età di 15 anni, in convitto, e sta facendo, si diplomerà alla scuola alberghiera, che aprirà molti, potrà decidere se continuare a fare l'università oppure già il campo lavorativo si è già aperto perché sta già facendo le stagioni, quindi è cresciuto, è maturato, è già a contatto con il mondo del lavoro, ed è stata una scelta voluta fortemente da me. Quindi sono stata brava. Voleva sentirsi dire questo la nostra... Professore, perché ho sbagliato col primo? No, allora io non sarei così pessimista nei confronti del primo e non sarei così ottimista nei confronti del secondo. Oh, allora mi dica. Nel senso che è troppo presto per dire è andata, non si può. Il futuro non è fatto di quello che fai da qui a domenica. Okay. Il futuro è un pochino più complicato, quindi che adesso uno sia più soddisfatto di una cosa, però torniamo a ragionare sulle cose che vediamo tutti i giorni. Oggi c'è una possibilità di rivedere, di inventarsi delle cose. Adesso c'ha un diploma che forse non è il massimo della vita, benissimo, ricominci da un'altra parte, ti iscrivi all'università, però torno a dire, c'è una tecnologia che ti permette di sapere cosa c'è oggi nelle Filippine, non cosa c'è tra Foggia e Bari. Allora vai a vedere, che ne so. Allora, quando un ragazzo o una ragazza mi dice io non so cosa fare, è la più grande idiozia che si possa dire. Però non è vero. No, non hai delle idee precise, ma sai, per esempio, che non vuoi fare il cameriere, oppure che non vuoi fare il magistrato.
oppure che non vuoi studiare molto, vorresti fare una cosa più pratica. Allora vedi che già comincia a orientarti. Allora non dire non so cosa fare, non so esattamente come fare, e questo è naturale. Ma io che ne sapevo a 18 anni di cosa avrei fatto? Diciamo ho seguito un po' la predisposizione che avevano i ragazzi. Il grande vorrebbe, ma a 25 anni adesso, vorrebbe iniziare l'università. Cosa mi consiglia, professore? Allora, guarda, la cosa che le è andata bene, ma su cui non sarei poi così, bisogna essere un po' cauti, è non che cosa ha fatto il suo secondo figlio, ma il fatto che suo figlio se n'è andato di casa. Questo l'ha reso più, certo, più maturo, sì, perché certi distacchi aiutano. Aiutano, sono d'accordissimo. Certo che è così, sempre andata così. Tutti, io non ho mai in vita mia conosciuto dei genitori di ragazzi o ragazze che sono andate durante il liceo, la cosa, un anno in America, che siano tornate peggio di come erano partite. Mai successo una volta. Come mai? Indovinello, dai che ce la facciamo. La situazione di comfort, diciamo, familiare. Ma certo, ti devi tirare su la coperta tutte le mattine quando ti alzi dal letto. È chiaro, è il caffè, te lo vai a prendere o non te l'ho fatto a nonna? No, ma non glielo faccio. Va bene. Grazie. Buona serata. Grazie, professore, grazie mille, buona serata. A te, Barbara. Allo 02 25 15 15 ci ha raggiunto anche Giovanni da Palermo. Ciao, ben trovato. Ciao Giovanni. Ciao ragazzi, buona serata e un saluto al professore. Buonasera. Professore, io volevo fare una domanda. Allora, premetto, io rappresento una di quelle categorie di vecchi giovani che ha, è stato spinto dalla propria famiglia, dal proprio nucleo familiare a prendere la decisione di scegliere il mio percorso educativo da sé. E questo, d'altro canto, mi è servito perché ho iniziato a prendere delle responsabilità, insomma, ho preso la consapevolezza di saper scegliere. Però diciamo che poi a lungo andare questa scelta mi sento di dire che non è stata proprio tutto corretta, perché adesso mi permetto di dire faccio tutt'altro rispetto a quello per cui io ho studiato. La mia domanda è, si è sempre in tempo per cambiare? Io ho fatto un percorso di studio e sto lavorando, ma mi piacerebbe fare altro. La domanda è questa, però al tempo stesso poi mi permetto anche di dire che comunque a livello umano, a livello di crescita personale, aver preso quella responsabilità di scegliere il mio futuro, cioè questo secondo me mi ha fatto crescere come persona, come uomo. Poi è chiaro che non è stato quello che volevo, insomma, però ecco, volevo sapere un po' cosa ne pensava, ecco. Penso che la seconda cosa che hai detto è la cosa fondamentale, perché sarebbe, prova a pensare il contrario, cioè che tu in testa tua fossi convinto di aver fatto la scelta scolastica magari giusta, però non ti senti oggi maturato. Ma c'è qualcosa di aperto, perché c'è un'area addosso, sarebbe un disastro. Perché di quella scelta scolastica non te ne fai niente. Fisica, quello che cioè i parametri fondamentali sono la seconda cosa. La prima cosa è sei andato a curiosare in una stanza, hai capito che in quella stanza non c'è niente che ti interessa, torna indietro, chiudi la porta e cercano un'altra. Ma soprattutto posso darvi così un consiglio? Ma volete smettere di lamentarvi di tutto? È una cosa, e va bene così, e non va cosa. Bene così, e ho fatto questo, e adesso che, cioè, anche la domanda, siamo ancora in tempo, ma non hai ancora cominciato a capire cos'è la vita, sei ancora in tempo, ma lo dirò io. Però mi rincuora sapere che ancora quindi siamo in tempo, no? Siamo in tempo. Ecco, questo volevo sentirmi dire. Siamo sempre in tempo. E questa è una brutta notizia, essere in tempo, perché adesso voglio vedere cosa sei capace di fare, però. Certo. È un'arma a doppio taglio, perché uno dice sei sempre in tempo, quindi datti da fare. Certo, se no cosa facciamo? Stiamo a aspettare qua che passi il tempo. No. Grazie Giovanni per essere stato con noi.
Un abbraccio. Ah, è già caduto. Perfetto. Giovanni è andato a cercare il nuovo lavoro. Giovanni, esatto, è andato a cercare il nuovo lavoro. Beh, prima si parlava anche, Cami, ho sentito per un attimo uscire di casa, no? Sì. E sempre più spesso, a proposito di notizie, leggiamo di giovani che fanno fatica a uscire di casa perché non ci sono le condizioni economiche. In Italia, sì, stiamo parlando, sì, in Italia, no? Perché non ci sono le condizioni economiche, o forse, professore, per pigrizia e, come diceva prima l'ascoltatrice, situazione di comfort. Il comfort mi sembra proprio una parolaccia. Francamente non so cosa ci sia di interessante nel comfort. Mm. Boh, cioè non lo so, perché a 28 anni hai bisogno della jacuzzi? Non credo che sia nelle prime mille scelte. Però posso fare una provocazione. I maschi io li vedo molto più mammoni. Certo che hanno le mammine dietro, esatto, dire, dove vai? Cioè, le femmine vanno. No, certo, lascia punto stare con quella. Poi se apriamo il tema delle suocere, certo, aiuto. Beh, ma questo aiuto è un tema fantastico per l'Italia. Potrei portare la mia esperienza, ma non lo farò. Cioè, non lo farà. immaginavo. Va bene. Meglio anche per qualcuno. Ma semmai tra poco lo apriamo il tema delle suocere. Facciamo. Dai. Però prima suocere, vi ricordiamo. No, adesso, sì, poi parlone. Anche sì. Possibili le mamme. Suocere. Sì, sì, vi ricordiamo. Però prima che RTL 102.5 vi regala i biglietti per assistere a uno degli spettacoli dell'imperdibile tournée teatrale di Paolo Crepè, 73 date ad oggi tutte sold out. Prendetevi la luna, lezione di sogni, coraggio, passione e libertà. E quindi se andate su RTL 102.5 Play nella sezione Special and Contest scoprite come partecipare. Nel frattempo voi avete l'opportunità di dialogare con il professore qui in diretta su RTL 102.5 nella suite, e allora 0225 1515. Ah, pubblicità. Ah. Pubblicità. Vabbè, già ho avuto vabbè. La mia ex suocera. Ma no, questa è una cosa tremenda. Però quando viaggio mi accorgo di questa cosa molto spiacevole, che in realtà quest'idea che certe orrende cose accadessero solo in Italia non è così, cioè? Perché anche negli Stati Uniti, per esempio, cioè non è che vai negli Stati, sì, in parte ancora sì, nel senso che se tu vai a New York chi incontri, poi chi è che incontri, sì, incontri, che ne so, l'artista, sì, nella galleria, beh, è chiaro che quel ragazzo lì è uno pazzesco, certo, per definizione non sarebbe lì, no? Certo. Viene.